diciamo, della presenza del professor Longo, che vi aveva annunciato che sarebbe stato per noi una gran fortuna averlo qui, e guarda per miracolo così appare il professor Longo. Parlo ovviamente a coloro che non hanno avuto la fortuna ieri e l'altro ieri di seguire le sue due lezioni nel corso di teoria dell'informazione. Stamattina siete insieme, teoria dell'informazione e sociologia della comunicazione, per ascoltare questa lezione di stamani, che è più che altro è una lezione del professor Longo, ma con un dibattito di tutti noi. Il professor Giglietto insegna teoria dell'informazione, Bocciardieri insegna teoria dell'informazione e sociologia dei nuovi media, Bartoletti e io lo sapete come facciamo, per gli altri lo diciamo, poi insegniamo sociologia della comunicazione. Allora, stamattina volevamo raccontarvi qualche cosa relativamente alle dinamiche comunicative, soprattutto con un esperto straordinario che è il professor Longo, che tra le mille cose che fa si occupa di rapporto tra uomo e tecnologia. Allora, è un po' il lavoro che noi andremo a fare, di cui andremo a parlare, nell'analisi della teoria sintattica che avremmo dovuto fare stamattina, ma che parzialmente faremo, ma riprenderemo poi lunedì, proprio per mettere in evidenza quegli aspetti di cui io vi ho già dato, vi ho già introdotto, che esistono delle forme di comunicazione che non possono essere implementate in una macchina, ma che sono tipicamente espressione dell'uomo. Allora, il professor Longo, che stamani avrebbe dovuto parlare ai ragazzi di teoria di informazione, si concede anche a tutti noi, grazie professore, siamo onorati, per raccontarci questo aspetto proprio della comunicazione, della comunicazione tecnologica e del ruolo che la comunicazione tecnologica ha nei rapporti di comunicazione più ampiamente intesi. Allora, siccome noi siamo tutti qua pronti per ascoltare il professor Longo, perché sennò il verbo incarnato, perché sennò ci parte, ci scappa, non torna mai più da noi, e gli do subito la parola. Grazie alla professoressa Bazzoli, avete sentito la presentazione, io ho sempre detto che la Bazzoli era migliore tra le mie presentatrici. Una volta, quando era preside, era la mia preside preferita, adesso che non è più preside è la mia ex preside preferita, quindi è una grande privilegio, è un grande piacere, un grande onore essere invitati dalla professoressa Bazzoli e dai suoi colleghi. Ed è un grande piacere vedervi così numerosi, soprattutto che la RAI ha mandato una squadra esterna a Roma 2 per riprendere questo evento mediatico, altro che Sanremo, ragazzi. No? Chi ha visto Sanremo? Adesso non si vergognano. Alza le mani. Ma cosa ha visto? Ha cercato una mezz'ora. Chi non ha visto Sanremo? Non si astiene. Bravi ragazzi, bravi. Beh, detto questo, vediamo come da questo scambio rapido di battute la comunicazione tra esseri umani, perché presumiamo di essere più o meno tutti esseri umani, è calda. È venata di componenti affettive, è venata di umorismo, è venata di giocosità, si connota con simulazione e dissimulazione, si connota con tutta una serie di valenze che vanno ben al di là del contenuto strettamente informativo del messaggio. Cioè, i messaggi che gli esseri umani si scambiano non sono essenzialmente messaggi di comunicazione informativa, sono messaggi di relazione. Quando gli inglesi si incontrano in un ascensore si scambiano parole sul tempo, bella giornata oggi, oppure ha visto che tempo piovoso, oppure la nebbia che c'è oggi. Ecco, questa comunicazione può sembrare oziosa, perché entrambi vengono dall'esterno, quindi entrambi sanno quali sono le condizioni meteorologiche. In realtà è una comunicazione molto importante perché riguarda la relazione che si stabilisce tra queste due persone. È una relazione che può essere labile, può essere effimera, può durare appunto quei pochi secondi di transito nello spazio ristretto dell'ascensore fino al piano destinatario, ma
questa relazione è comunque una relazione importante, cioè quando si dice bel tempo oggi, bella giornata, si vuole essenzialmente dire non ti sono ostile, la mia relazione con te è una relazione amichevole, e se le persone si conoscono già, da uno scambio di questo tipo che apparentemente è ozioso risulta un rafforzamento della relazione. Ecco allora che la comunicazione umana serve quasi sempre, oltre che per scambiarsi qualche dato, serve quasi sempre per verificare, rinsaldare, modificare o distruggere una relazione. Allora, con questa premessa voi capite molto bene che una comunicazione mediata dalle macchine o una comunicazione tra uomo e macchina manca di molti di questi aspetti, cioè queste componenti relazionali che fanno sentire gli umani a loro agio, oppure li gettano nella più cupa disperazione quando la relazione viene infranta, questi aspetti non ci sono. Ecco allora che l'uomo, e la donna naturalmente, io sono vecchio quindi dico l'uomo per dire essere umano, l'uomo vive in una rete di scambio di tipo relazionale, dove sono importanti le informazioni di tipo efficientistico, quindi lo scambio di dati, ma sono ancora più importanti i canali empatici, i canali dunque attraverso i quali passa il rafforzamento o la modificazione delle relazioni. Stabilito questo punto, siccome molti di voi non hanno seguito i seminari che ho fatto ieri e l'altro ieri, riassumo brevemente lo stato delle cose per quanto riguarda la teoria della comunicazione, in particolare la teoria di Shannon. Teoria che fu pubblicata da Shannon, che era un ingegnere un matematico americano, nel 1948. Shannon lavorava alla Bell System, che era la grande azienda telefonica che più o meno conoscono, e aveva un autostipendio per occuparsi essenzialmente delle cose che gli piacevano, quindi era il tipico ricercatore, come dire, inventivo, perché non aveva nessuna costrizione, nessuno gli diceva devi ricercare per ottenere questo tipo di risultato, oppure un risultato in questo ambito disciplinare. Gli davano uno stipendio ottimo dicendogli fai quello che ti pare, e lui faceva quello che gli pareva, che erano poi cose essenzialmente geniali, e una di queste cose fu appunto la teoria dell'informazione, che comparve, come vi ho detto, appunto nel 1948, e che fondava largamente questa nuova disciplina, che si inseriva in un filone di ricerca, o meglio inaugurava quasi addirittura un filone di ricerca che era abbastanza lontano dalle ricerche che allora erano in auge e che in parte sono in auge anche oggi, cioè le ricerche di tipo fisico, di tipo chimico. Non dimentichiamo che erano gli anni immediatamente successivi alla guerra. La guerra aveva visto un grandissimo sviluppo della fisica, soprattutto orientata alla costruzione della bomba atomica, il progetto Manhattan, e quindi i fisici, nel bene e nel male, erano sulla cresta dell'onda, avevano provocato il trionfo degli Stati Uniti sopra le potenze dell'asse e sopra il Giappone, ma nello stesso tempo si erano macchiati di una colpa gravissima, quindi erano proprio al centro dell'attenzione mondiale. Bene, nasceva però in quel momento, con la teoria dell'informazione e contemporaneamente con la cibernetica di Wiener, nascevano delle ricerche in ambiti che erano lontani, abbastanza lontani dalla fisica e dalla chimica, cioè in ambiti che non si occupavano di materia e di energia, ma si occupavano di informazione, questa entità piuttosto impalpabile di cui tutti ci serviamo, che ci scambiamo continuamente, su cui si basa la società, che oggi è diventata addirittura, come si suol dire, la società dell'informazione, che però allora era oggetto più di riflessione filosofica che di considerazione di carattere matematico, fisico, diciamo scientifico nel senso tradizionale del termine. Ebbene, con questo articolo di Shannon del 48, la teoria dell'informazione entra a far parte del novero delle discipline formali. E questo ha, da una parte, il grande vantaggio di consentire la formulazione di teoremi, di risultati precisi che servono alla
progettazione e al collaudo di strumenti di tipo comunicativo, e dall'altro però ha l'inconveniente, quando c'è un vantaggio c'è sempre lo svantaggio, ha l'inconveniente in qualche modo di irrigidire la teoria nell'ambito di un formalismo che deve eliminare molte delle componenti della comunicazione umana, cioè a dire il modello di comunicazione costruito da Shannon e dai suoi seguaci è un modello molto interessante dal punto di vista ingegneristico, però non può essere considerato un modello adeguato della comunicazione umana. Quindi quando voi vi trovate di fronte ai teoremi di Shannon, alla teoria dei codici, alla formalizzazione delle sorgenti, dei programmi di comunicazione, degli utenti e così via, dovete sempre tenere presente che si tratta di un modello molto astratto, un modello nel quale le considerazioni che abbiamo fatto all'inizio sulla relazione che viene in qualche modo filtrata, che viene modificata, rinforzata dalla comunicazione, queste cose non ci sono. Però ce ne sono altre e sono importanti. Che sono importanti. La teoria che sta alla base del lavoro di Shannon e dei seguaci è basata sul concetto di informazione definita come differenza. C'è informazione quando si riesce a distinguere un evento da un altro e quando l'evento che si presenta ci dice si è presentato questo evento e non si è presentato l'evento che si sarebbe potuto presentare. Nel caso più semplice, il caso binario, il caso in cui ci siano due eventi possibili che di solito si rappresentano con 0 e 1, quando io vedo 0 dico c'è lo 0 e non c'è l'1. È importante dire c'è lo 0 e non c'è l'1, perché se dico soltanto c'è lo 0 non so che cosa si sarebbe potuto presentare, perché se la sorgente è ternaria 0, 1, 2, allora quando vedo 0 devo dire c'è 0 e non c'è 1 e non c'è 2, che è una situazione diversa dal primo. Dunque è importante quando si rilevano le differenze tra ciò che si vede e ciò che si sarebbe potuto vedere, è importante anche tenere presente lo sfondo, il contesto, l'insieme dei messaggi possibili. Allora questo è il primo passo, il passo della rilevazione delle differenze, che è un passo, se vogliamo, di tipo sintattico, cioè non tutti sono in grado di rilevare le stesse differenze. Per esempio persone che non abbiano la vista acuta, io sono una di queste persone che non hanno la vista acuta, non sono in grado di rilevare, anche tu, siamo un due, mi suggerisce, non avevo visto appunto che lei mi suggeriva che siamo un due. E le persone che hanno una vista debole non sono in grado di rilevare le differenze che sono invece percepite e rilevate dalle persone di vista acuta. Poi c'è però un secondo passo. Ed è il passo dell'interpretazione delle differenze, cioè si passa dal piano sintattico al piano semantico. Vedo 0 e non vedo 1 e so che questo 0 significa che per esempio oggi c'è il sole. Poi se vedo 1 e non vedo 0 so che questo messaggio significa oggi piove o insomma ci sono dei significati che vengono attribuiti ai messaggi che io ricevo. Sulla base delle differenze rilevate e interpretate io posso poi agire. Allora la mia azione ovviamente avviene nel mondo, avviene come essere immerso in un contesto fisico ma anche comunicativo, e le differenze che io rilevo e che interpreto mi possono consentire di intraprendere delle azioni, che sono anche azioni verbali, per esempio, no? Ricevo un'informazione e la trasmetto a qualcuno. Questo per dare un quadro estremamente sintetico di quella che è l'informazione da un punto di vista, se volete, così, analitico formale. Poi naturalmente nel quadro dell'informazione entrano in gioco moltissime altre componenti che abbiamo anche accennato. Non so se vogliamo proseguire su questo cammino di rassegno oppure... No,
io proseguirei, ma volevo soltanto dire questo, che l'introduzione che ha fatto il professor Giunco è chiaramente l'introduzione a quella che per noi, almeno nella nostra accezione, è la teoria sintattica della comunicazione, che fa riferimento a Shannon e che naturalmente è la base della teoria dell'informazione alla quale la sociologia, per certi versi, la sociologia della comunicazione sintattica si rifà. Quindi partiamo da questo presupposto per poi capire le altre forme di comunicazione. Ma adesso io credo che il professor Longo voglia arrivare proprio a quegli aspetti di quella comunicazione di cui parlava prima, comunicazione calda, comunicazione di relazione, perché nel rapporto, parlando della tecnologia, è un po' questo che volevo arrivare. Io volevo soltanto fare una domanda prima di proseguire il nostro ragionamento. Perché si cita sempre Shannon e mai Weaver? Diciamo che è una questione in fondo partitica, ecco, come ci sono quelli della destra e quelli della sinistra. E sapete, la teoria dell'informazione è quello, avrete voi un materiale, una fotocopia di questo, dell'introduzione della teoria matematica della comunicazione, che è quella che noi sociologi, o perlomeno noi che non abbiamo gli strumenti matematici, ingegneristici per verificare l'altra parte del libro, è l'unica che possiamo leggere, cioè l'introduzione alla teoria matematica della comunicazione, scritta, almeno così parla, recita l'indice, Shannon e Weaver. Nel raccontare la teoria dell'informazione si cita sempre, ma tutti ovviamente lo facciamo, Shannon. Perché non citiamo Weaver? Sì, in realtà la parte divulgativa è quella, cioè come si vede tutti, è stata scritta da Weaver, però in realtà Shannon ha formalizzato. Quindi Weaver è quello che ha fatto, quello che stava facendo il professor Longo, cercava di lavorare sui significati e di, come dire, spiegare un contesto che invece funziona dal punto di vista probabilistico matematico, no? Sì, direi che il motivo per cui si cita Shannon è che le cose, diciamo, importanti dal punto di vista matematico formale le ha detto Shannon. Dopodiché Weaver è arrivato, ha letto questi lavori, queste cose, e ha detto a Shannon: adesso ti spiego che cosa hai fatto. Cioè, dire, Weaver ha fatto un'introduzione di tipo, tra virgolette, filosofico, se vogliamo, che però è molto importante, perché vedete, i tecnici, compresi appunto i matematici, ingegneri, eccetera, si mettono a testa bassa e vanno avanti con i loro teoremi. Però se alla fine gli si chiede qual è il significato di tutto questo nell'economia del mondo, nella visione globale che uno ha della vita, eccetera, di solito non sa dire. Anzi, aggiungono addirittura: non mi interessa. Poi invece, quando diventano vecchi, un po' rimbambiti, allora si ricordano che la vita è importante, che il mondo ha il suo fascino, e cominciano a fare delle riflessioni di carattere appunto generale. Quindi in quel caso, tipico è il caso per esempio dei fisici che, arrivati a una certa età, Einstein, Schrödinger e così via, hanno cominciato a fare filosofia, mentre da giovani soffravano delle equazioni. Allora Weaver dà una sorta di interpretazione importantissima dal punto di vista concettuale del lavoro che aveva fatto Shannon. Shannon invece si era occupato essenzialmente di risultati di tipo formale, di teoremi di matematica. Allora, nell'ambito dell'ingegneria della matematica, Weaver non si considera, perché si considera le cose importanti che ha fatto Shannon. Nell'ambito della filosofia della comunicazione invece Weaver è importante. Del resto, questo stesso tipo di atteggiamento si ha nei confronti di Norbert Wiener. Norbert Wiener, altro grandissimo matematico e filosofo, che nell'anno 1948, il fatidico anno della teoria della comunicazione di Shannon, pubblicò il libro Cibernetica, col sottotitolo La comunicazione e il controllo dell'uomo, nell'animale e nella macchina. Lo stesso Wiener non viene mai citato da quelli che citano Shannon, mentre quelli che citano Wiener ignorano sistematicamente Shannon. È un po', diciamo, una forma di sciovinismo, di partitismo, di non comunicazione. Mentre Wiener, naturalmente, nell'ambito di queste discipline dell'informazione, del controllo e così via, ha scritto delle cose fondamentali. E tra l'altro Wiener fu uno degli scienziati che durante la guerra avevano lavorato per il Dipartimento della Difesa americano e aveva in particolare costruito una teoria del controllo per il puntamento dei cannoni antiaerei. Cosa non facile, perché insomma, si punta il cannone, si spara, ma quando la pallottola o la,
proiettile arriva arrivare nel punto dove c'era prima l'aereo, l'aereo è già andato avanti, quindi bisogna estrapolare dalla velocità dell'aereo, dalla velocità del proiettile e così via, i modi e i tempi del puntamento, cioè bisogna puntare un po' più avanti dell'aereo. Allora non è tanto facile, infatti la contraerea molto spesso fallisce e i pochi successi che ha la contraerea sono dovuti a queste forme di predizione di filtraggio che aveva inventato Wiener. Dopo la guerra, soprattutto dopo Hiroshima e Nagasaki, l'atteggiamento di Wiener nei confronti di questa guerra cambiò radicalmente. Cioè Wiener fu uno scienziato pentito e dichiarò di dissociarsi completamente dalle ricerche che potevano avere delle applicazioni militari evidenti e si mise a fare altro, si mise a occuparsi di biologia, dicendo: la biologia in questo momento mi sembra una di quelle discipline che sono più lontane dalle applicazioni belliche, e quindi si mise a fare queste cose. Il suo collega ed ex amico von Neumann, invece, che era un personaggio estremamente duro e critico nei confronti dell'Unione Sovietica, e quindi aveva delle veleità belliche molto pronunciate, proseguì per la sua strada. E gli onori della cronaca arrisero sempre a von Neumann, il quale tra l'altro, oltre ad essere stato importante nel progetto Manhattan, fu anche il fondatore della tecnologia di base del computer, cioè l'architettura di base del computer, quella con unità centrale di elaborazione, ingresso, memoria e programma incorporato, è dovuta a von Neumann, infatti si parla di architettura di von Neumann. Questo per darvi un quadro di quello che accadeva in quegli anni, quindi c'erano scienziati molto convinti di proseguire anche in tempo di pace dopo l'armistizio nella guerra sempre fredda, e c'erano scienziati che invece si erano pentiti del loro impegno precedente e si erano ritirati da queste ricerche. Ora, nasce in quegli anni, oltre la teoria, nasce anche la tecnologia dell'informazione e della comunicazione. Nasce appunto il computer, che aveva antecedenti prima della guerra in Germania e poi subito dopo la guerra, e anche un po' in Inghilterra, ma subito dopo la guerra, soprattutto negli Stati Uniti. Poi nascono e si sviluppano le comunicazioni a livello mondiale, e quindi la tecnologia comincia a diventare importante, comincia ad autofertilizzarsi, cioè più tecnologia si produce, più è facile produrre nuova tecnologia, cioè le innovazioni nell'ambito tecnologico hanno di massima questa caratteristica di essere soggette a una retroazione positiva, cioè dire a un circolo che autoalimenta se stesso, quindi più invenzioni ci sono, più è facile fare altre invenzioni. Soprattutto nell'ambito dei computer, nell'ambito dei calcolatori, c'è una legge che si chiama la legge di Moore, la quale afferma, una legge empirica, naturalmente non è una legge di natura, ma stando allo sviluppo dei computer si è visto che ogni 18 mesi la potenza dei dispositivi di base, quindi dei circuiti integrati, raddoppia, quindi è una velocità di sviluppo esponenziale, che ovviamente non potrà durare per sempre, perché ci sono anche dei limiti fisici, ma che finora ha dimostrato come questi calcolatori siano macchine che hanno subito veramente un valore eccezionale, con una diminuzione drastica di prezzo. Questo non è da sottovalutare, perché tutti quanti oggi possiamo comprare dei computer molto potenti, molto più potenti di quegli enormi computer che c'erano negli anni 50, li possiamo tenere sul nostro tavolo e li possiamo pagare pochi soldi. Naturalmente succede che per mantenere alti i prezzi di queste macchine i nostri cari amici informatici aggiornano continuamente il software, poi ci sono gli hacker che producono dei virus, quindi insomma, è tutta una storia basata da una parte sui soldi e dall'altra su questa competizione tra guardie e ladri. Con l'avvento del computer, che poi si fonde con le telecomunicazioni per dar luogo appunto a telematica, per usare un nome che era di moda 15 anni fa, e per dar luogo poi a internet, per usare il termine con il quale diciamo ormai siamo tutti molto familiari, beh,
con questa integrazione tra elaborazione e comunicazione, il computer e internet entrano di forza nella comunicazione. Entrano di forza nella comunicazione e hanno un effetto estremamente importante, perché è un effetto di contagio. La comunicazione, come l'abbiamo descritta brevemente all'inizio, cioè con queste componenti calde, con questa funzione di tipo sociale, con le sue sfumature di tipo relazionale e così via, viene fortemente filtrata da questi strumenti, i quali non sono in grado di restituire pienamente queste componenti. E quindi restituiscono sostanzialmente il contenuto informativo. Quindi quando si fa una telefonata non possiamo vedere in genere il viso dell'altra persona, quindi ci sfuggono tutti i suoi atteggiamenti. Non possiamo vedere se mentre noi parliamo con lui questa persona sta facendo altro o ha messo il telefono dentro un cassetto e se ne è andato a fare quattro passi. Insomma, c'è una distanza che non è soltanto la distanza fisica, ma è la distanza dovuta all'interfaccia che si frappone tra noi e l'altro, costituita da una macchina, da un dispositivo, da un sistema tecnologico. Questi sistemi sono sempre dei filtri, cioè eliminano alcune componenti. Naturalmente non hanno questi filtri soltanto questo aspetto negativo di limitare la comunicazione, perché consentono di allargare il raggio della comunicazione. Oggi con la posta elettronica, per esempio, possiamo comunicare in tempi brevissimi con persone che stanno all'altro capo del mondo senza spendere praticamente niente. Ecco, questo è un fatto di un'importanza enorme che sta alla base di quello sviluppo di una, dobbiamo chiamarla un po' metaforicamente, ma ci sono delle connotazioni molto reali, quella sorta di intelligenza collettiva o connettiva che comincia a profilarsi, cioè si comincia a vedere che la rete è veramente una sorta di creatura planetaria dal punto di vista comunicativo e cognitivo, in cui uomini e macchine sono strettamente simbiotizzati, sono strettamente legati. E questo è uno degli esempi più clamorosi, più evidenti, più importanti della parte essenziale che la tecnologia ha nello sviluppo delle relazioni umane, nella loro modificazione e nel condizionare anche le nostre percezioni sociali, psicologiche, cognitive e così via. Tutta la ricerca scientifica è stata condizionata dagli strumenti informatici, a cominciare dalla fisica, ma anche la matematica ha subito notevoli effetti dalla comparsa del computer. La ricerca molto spesso si comincia a fare in rete. L'enciclopedia tradizionale di carta, che veniva aggiornata ogni 15-20 anni con un volumone di fatti accaduti in quel periodo, non ha più senso, perché oggi con il web abbiamo a disposizione un'enciclopedia di vastità incommensurabile che si accresce continuamente ogni giorno di milioni di pagine nuove, che vengono poi aggiornate, che vengono criticate, dove ciascuno può, visto il carattere interattivo della rete, può aggiungere le sue osservazioni e gli altri ovviamente non leggono perché stanno aggiungendo le loro osservazioni. Quindi anche questo proliferare dell'informazione a disposizione ha dei vantaggi ma anche degli svantaggi. Cioè un tempo, quando tutta questa informazione non ci arrivava, si riusciva in qualche modo a concentrarsi su un dialogo, su una lettura. Oggi siamo in qualche modo attanagliati dalle informazioni, il nostro tempo è rimasto sostanzialmente quello, perché il giorno per il giorno è sempre più o meno alla stessa durata, e quindi più o meno, e quindi siamo sottoposti a una tensione che finisce con lo scaricarsi anche in atti, come dire, di nevrosi, in atti di assuefazione, in atti di depressione catatonica o di entusiasmo pazzesco. Una domanda. Proprio su questo avevo in mente
Una domanda rispetto a quello che una ricercatrice americana chiama continuous partial attention, cioè una sorta di sindrome di attenzione parziale continua che colpisce appunto chi per esempio tende a fare più cose contemporaneamente, tipo seguire una lezione con un computer o cosa che probabilmente accadrà sempre più spesso. Però ci sono due linee di lettura. Una dice appunto che queste persone non saranno in grado né di seguire la lezione né di usare il computer correttamente. Un'altra linea di tendenza dice che invece appunto forse evolutivamente esatto, si sarà in grado in futuro di gestire meglio questi flussi informativi contemporanei. Cioè, può darsi che siano vere entrambe le cose. Certamente gli esseri umani si sono evoluti in modo tale da riuscire a fare una cosa alla volta. Non sono frequenti i personaggi, per esempio Napoleone o Giulio Cesare, anche Andreotti un po', no? Che riescono a fare molte cose contemporaneamente. Non solo. E prova mi sia, per esempio, che il cinema italiano adotta da sempre e con giusta considerazione la pratica del doppiaggio dei film stranieri, perché vedere le immagini e ascoltare il dialogo ci consente di seguire l'azione, mentre se uno ha i sottotitoli non segue né i sottotitoli né l'azione. Questo è un fatto che si deve sempre tenere presente. Quelli che poi fanno uso smodato del progetto PowerPoint, più infernali si possono immaginare, non si rendono conto che dicendo le cose che hanno scritto sul PowerPoint distraggono il contatore o lo spettatore con la loro voce da quello che è scritto e con la scrittura della loro voce, perché lo spettatore non sa più cosa fare. Ed è una pratica che bisognerebbe sorvegliare molto. Non lo faccio più. Sono anche i telegiornali con i sottotitoli. Sì, sono cose terribili. Uno segue i sottotitoli, non segue anche quello che il TG2 lo fa. Probabilmente il TG2 non è seguito proprio perché fa questa pratica. Lo share più basso. Questo non toglie che ci sia la possibilità che sotto questa pressione di tipo comunicativo, che ovviamente costituisce una sorta di selezione delle nostre facoltà cognitive, percettive, si possano in futuro selezionare le persone che in questo senso sono più dotate di altro e riescono a fare molte cose allo stesso tempo. Questo diciamo come in via di ipotesi, ma certamente oggi come oggi non riusciamo a controllare bene due azioni contemporaneamente. Cioè la pratica del time sharing che era stata adottata dai calcolatori per multitasking, come lo chiamavano, è una pratica che gli esseri umani non sanno controllare. Sì, volevo dire, a partire proprio dagli spunti dati sinora, no va bene, non si sentono. C'è questo contesto, abbiamo visto, in cui le tecnologie, in particolare il computer come metafora poi delle tecnologie a livello sociale, entra negli ambienti quotidiani, diventa scontato. Insomma, abbiamo molti studenti, cominciamo a vedere gli studenti che lo utilizzano anche a lezione. Cioè, se prima faceva problema, dicevi negli anni 50 i megacalcolatori, i film di 007, andavano da una stanza all'altra, adesso entra nella quotidianità, il cellulare non fa problema, cioè si integra nelle modalità quotidiane, ed è una metafora di come la tecnologia lavora con noi, no? Dicevi internet è una creatura planetaria, è un esempio ottimo di simbiosi tra l'uomo e la macchina, perché crea forme nuove di intelligenza. Lavorando su questa idea da un altro punto di vista, sicuramente nell'evoluzione del rapporto fra l'uomo e la macchina, le metafore con cui lavoriamo e anche tutta la dimensione del sapere che passa attraverso i fronti culturali, quindi penso alla narrazione, penso al cinema, penso alla letteratura, ci siamo fatti un'idea delle macchine, no? Se da una parte usiamo quotidianamente, dall'altra, non so, tutti i nostri timori nei confronti della tecnologia, speranze nei confronti della tecnologia,
che escono attraverso una serie di figure che nel tempo si sono create. Tu sei anche narratore delle forme del sapere, della tecnologia, quindi come dire, più di altri magari sei adatto a riflettere su queste cose. Mi viene in mente che il nostro rapporto con le macchine ha trovato sempre in qualche maniera delle forme per cui c'è o da una parte uomo in altre età con la macchina o delle forme di integrazione. Per capirci, l'Ottocento abbiamo bambole automi, in qualche maniera anche come dire, una macchina che è un artificio della meraviglia che entra come elemento puramente spettacolare. Poi abbiamo, taglio braccetta, insomma, Asimov con i robot. Robot è l'alterità, il robot ha delle regole autonome rispetto all'uomo e si contrappone all'umanità, no? Poi abbiamo tutta la nuova letteratura di fantascienza, penso a Dick, quindi replicanti, no? Che sono molto simili all'uomo tanto da confonderli. Oppure abbiamo la letteratura cyberpunk che propone invece un ibrido che è cyborg, un po' uomo, un po' macchina. Poi magari tutti voi conoscerete Matrix, per cui si arriva come dire, a una condizione tale per cui l'uomo vive dentro un'illusione creata da una macchina e alimenta le macchine e lì si arriva all'alterità totale, no? Ora, questa dimensione dell'immaginazione, della narrazione, quanto poi incide in qualche maniera anche a livello evolutivo nel nostro modo di rapportarci con le tecnologie e di muoverci verso quello che tu chiami un simbionte, no, uomo macchina? Sì, questa è una domanda molto importante, anche perché mi tocca vicino. Quando cominciai a scrivere nel 78 ero in qualche modo molto preoccupato del rapporto con la macchina, ancora perché è un nodo focale, centrale della nostra vita, soprattutto la vita moderna, ma lo è sempre stato in definitiva. E sentivo che affrontare questo problema da un punto di vista formale, da un punto di vista saggistico, non sarebbe stato adeguato. E allora cominciai a scrivere dei racconti che si possono latamente definire di fantascienza. Quindi il problema della fantascienza, o meglio della fantasia creatrice di scenari e di favole sul nostro rapporto con le macchine è un tema importantissimo. Da sempre direi che questa fosse l'origine del nostro interesse per questo tipo di narrazioni. Da sempre l'uomo ha tentato o ha aspirato a riprodurre se stesso, cioè ha voluto imitare l'atto creativo di Dio, invidioso della potenza creatrice di Dio, l'uomo ha detto anch'io voglio fare qualche cosa di straordinario, una creatura a mia immagine e somiglianza. Così nascono gli automi dell'antichità già alessandrina, ci sono questi automi, zoomorfe o antropomorfe che sono mosse da qualche forma di energia, per esempio eolica o idraulica e così via, che fanno cose, no? Gli orologi, cioè gli orologi sono degli automi, no? Che si muovono, prestano meraviglia per l'abilità dell'artefice. Sul piano narrativo le cose sono più facili, perché lì non occorre poi attuare questi meccanismi, no? L'attuazione è sempre complicata perché la tecnologia non è sempre all'altezza dell'immaginazione. Ma dal punto di vista narrativo ci sono esempi straordinari di creazioni fantastiche, per esempio la leggenda del golem, no? Golem ammasso di terra che viene portato a vita dal bambino Levi, il quale lo fa diventare un gigante che aiuta gli ebrei nelle loro incombenze quotidiane, però si ribella, minaccia di uccidere il suo creatore e allora è costretto il creatore a riaddormentarlo. O il mostro di Frankenstein, no? Il mostro di Frankenstein nasce da questa fantasia che dice di Mary Shelley, in Svizzera si trovarono una sera con Byron, Shelley e altri e si lanciarono la sfida di scrivere un racconto dell'orrore, no? E il racconto di gran lunga, più bello, più onorifico, più importante anche per tutte le sue conseguenze sulla immaginazione, sulla mitologia e sull'immaginazione, fu quello di Mary Shelley, con chi appunto scrisse questo mostro, questo Frankenstein, Prometeo moderno, l'aveva intitolato lei. E questo Hoffman, l'uomo della sabbia. Hoffman, altro creatore di
favole dove gli autori sono straordinariamente importanti. Ecco, in tutte queste leggende c'è da una parte il fascino che la creatura esercita, l'orgoglio del creatore che è riuscito a fare qualcosa di straordinario, ma anche la paura che la creatura si ribelli. Altro esempio, all'inizio del Novecento, 1921, Karel Čapek, questo scrittore boemo, scrive un dramma che si intitola R.U.R., Rossum's Universal Robots, ed è la prima comparsa della parola robot nel corso della storia. Robot, tra l'altro, è una parola di origine slava che vuol dire lavoratore, robota vuol dire lavorare, no? Molti la pronunciano alla francese, robot, ma non c'entra nulla con la francese, soltanto che fa un po' più fino, ma si dovrebbe dire robot, no? E questi robot nel dramma di Čapek vengono creati per fare i lavori pesanti e poi puntualmente si ribellano e dopo ricevono la storia. Quindi, nel film, nella cinematografia, è stato anche detto da Giovanni, ci sono esempi straordinari di robot o di androidi o di gineidi, o insomma di queste creature che vorrebbero imitare l'uomo. E vorrebbero imitare l'uomo, ma non ci riescono pienamente. Questo è un altro punto importante, no? Perché il mostro di Frankenstein si ribella? Perché rimprovera al dottor Frankenstein. Frankenstein, no? Si ribella perché dice rimprovera di non averlo fatto abbastanza bene, no? Dice se è stato un creatore incapace, inetto, di fatto mostruoso, ecco che questa mostruosità lo fa poi diventare cattivo e infatti lui poi fa delle cose molto riproverevoli, però dice in tutto, infatti se ne è andato mi piace un po', non immagini se di lui. Cinematografia, a cominciare direi forse da Metropolis, no? 1927, che mette in scena per la prima volta un robot uomo macchina, se vogliamo, donna macchina, finora i replicanti dei brand che sono praticamente indistinguibili dagli uomini, ma non sono uomini, e tutti vogliono essere esseri umani, come se l'essere umano fosse la cosa migliore del mondo, ma questa ovviamente è una posizione nostra. Ecco, allora, ora, la versione moderna di queste fantasie, di queste abitazioni è il robot. Il robot dove c'è una mente artificiale con un corpo artificiale. Il robot, da un punto di vista fantastico, è stato indagato per la prima volta da Asimov, che ha fatto le sue famose leggi della robotica, che sono assolutamente insufficienti per dirimere la questione etica fra uomo e macchina, ovviamente, ma che costituiscono il primo nucleo di quella che oggi si chiama la roboetica, cioè dire l'etica al tempo dei robot, cioè l'epoca in cui i robot cominciano a circolare fra noi. Qualcuno di voi certamente è un robot, non lo sappiamo chi sia, non lo sa neanche lui o lei, no? C'è una bellissima novella di Massimo Bontempelli, scrittore che ormai è un po' dimenticato, si chiama Minni la Candida. Allora, Minni la Candida è una dolce ragazza che un giorno va col fidanzato a pranzo con un amico del fidanzato, comunque dopo aver pranzato stanno per uscire e vicino alla porta vedono un bellissimo acquario. Allora Minni la Candida, cioè Minni sostanzialmente la Candida, diciamo noi si ferma davanti a questi pesci bellissimi, coloratissimi, tropicali, dice come sono belli. E l'amico del fidanzato dice sì sì, sono bellissimi, sembrano veri. Come dice sembrano veri? Dice, non sono veri, no, non sono veri, come non sono veri. No, c'è una fabbrica qui vicino a Milano che fa questi animali che sembrano proprio veri. Dice, guarda un po'. E poi non fa solo pesci, aggiunge l'amico del fidanzato, fa anche cani, gatti. Ma davvero, sì, sì, sì. E fa anche persone, sì, persone. Guarda, è una cosa straordinaria, non lo sapevo, non l'avrei mai immaginato. Ma queste persone, chiede Minni, sanno di essere finte? No, dice, non lo so. Allora
allora lei si mette in mente di essere una di queste persone finte, cioè di non essere umana, anche se la differenza tra queste persone non umane e umane è una differenza che non si riesce a misurare, non si riesce a toccare, e disperatamente poi la cosa finisce praticamente, quindi si uccide in presa alla disperazione di non riuscire a capire se è lei o se è una cosa finta. Ecco, allora questo problema della identità, che sembra un problema fantascientifico, oggi si pone in maniera cogente, perché stiamo assistendo a manipolazioni genetiche, a ingegnerie, alla genomica, alla proteomica, eccetera, per cui tra non molto probabilmente nasceranno degli individui che non hanno, come dire, la tradizionale ascendenza padre, madre, eccetera, che finora è stata in qualche modo privilegiata, ma nasceranno in modo diverso. Allora si porrà il problema, queste persone come le consideriamo? Perché ci saranno due fazioni, e insomma le si profilano già oggi le battaglie ideologiche, ma che poi sfociano anche battaglie di diritti, battaglie legali. Sì, c'è adesso io darei subito di nuovo la parola al professor Longo, ma vorrei lasciare l'ultimo quarto d'ora a vostra disposizione per porre delle questioni, delle domande al professore, perché poi a noi ci rivedete lunedì, anzi no, lunedì immagino che voi lo sappiate, se non lo sapete ve lo dico, dalle 10.30 alla 1 sono sospese le lezioni, perché c'è l'inaugurazione dell'anno accademico e arriva l'onorevole Mussi, ministro dell'università, quindi noi non possiamo fare lezione, perché non faremo lezione per 20 minuti, anche perché poi quando uscire questo dall'aula ci sarà un po' di sicurezza, e quindi ci rivediamo martedì. Comunque l'appuntamento è ovvio che in Romagna per essere presenti all'inaugurazione. Quindi noi per la lezione tradizionale ci vediamo martedì, cercheremo di recuperare queste due ore in qualche modo, ci metteremo d'accordo. Allora, riprendiamo. Dalle cose che abbiamo detto emergono alcuni fatti che stiamo cercando di sottolineare. Allora, intanto la cosa importante da dire in assoluto è che la tecnologia non è un fenomeno superficiale. La tecnologia, alcuni dicono, ma la tecnologia produce solo degli strumenti, come se gli strumenti fossero in qualche modo neutri, non avessero conseguenze e si potessero in qualche modo prendere e lasciare. In realtà non è così. Come l'uomo fa la tecnologia, così in un certo senso la tecnologia fa l'uomo. La tecnologia, soprattutto le tecnologie che si sono sviluppate nella seconda metà del Novecento, le tecnologie, per così dire, della mente, computer, cellulare, internet e così via, sono tecnologie che si innestano profondamente nella società che le adotta, e innestandosi profondamente la modificano, e tanto più la modificano quanto più diventano invisibili. Per una tecnologia ingombrante esercita sempre meno influenza di una tecnologia trasparente, no? E nel momento in cui la tecnologia scompare per diventare, come dire, così naturale quanto un organo del nostro corpo, è in quel momento che la tecnologia comincia a esercitare i suoi effetti più sottili e più profondi. Per tornare alla narrativa, anni fa scrissi un racconto in cui si prefigurava un mondo in cui la protesi di eccellenza era il cellulare incorporato nella mandibola, cosa che prima o poi avverrà, naturalmente, facciamoci illusioni. La tecnologia è prima stata responsabile della creazione di strumenti esterni, cioè ha portato all'estroflessione in qualche modo. Pensate al computer stesso, è un'estroflessione cognitiva, una macchina simbolica che sta fuori di noi, anche se è fortemente integrata, fortemente collegata, il telefono, sono due protesi in qualche modo esterne, per non parlare delle protesi più antiche, tipo
le librerie, le roteche, le biblioteche, sono tutti strumenti che accrescono la memoria o la capacità di computazione, ma che stanno fuori di noi. Adesso la tecnologia comincia a essere invece invasiva. Tecnologia si miniaturizza, si passa dalle microtecnologie alle nanotecnologie, si costruiscono delle protesi che non sono soltanto protesi nel senso tradizionale, cioè che reintegrano funzioni e capacità che sono andate perdute per un incidente o per una malformazione, ma si costruiscono anche delle protesi migliorative, cioè dire non ci contentiamo più di quello che siamo, ma vogliamo in qualche modo finalizzare le nostre prestazioni potenziandole in una certa direzione, con conseguenze imprevedibili, perché gli esseri umani nel loro ambiente sono, come dire, dei sistemi integrati e quindi non si può toccare impunemente una parte del sistema senza che tutte le altre in qualche modo ne risentano. Invece nella nostra impostazione di tipo finalistico noi cerchiamo di migliorare una porzione del sistema cercando di lasciare le altre porzioni inalterate, e questo non è quasi mai possibile. Un tempo si riteneva ingenuamente che per esempio per quanto riguarda il genoma ci fossero delle funzioni, come dire, specifiche dei singoli geni, no? C'era il gene del colore degli occhi, c'era il gene della sensibilità, c'era il gene dell'intelligenza, c'era il gene dei capelli corti, c'era il gene dei pantaloni lunghi, insomma, cosa che non è assolutamente vera, perché ogni gene produce una quantità di effetti su tratti molteplici, così come un tratto viene influenzato da molti geni, quindi non c'è una corrispondenza più univoca. C'è invece, dovete fare dei commenti? Dovete fare dei commenti? No, se dovete fare, li fate e discutiamo tutti, no? Non c'è una corrispondenza più univoca tra geni e caratteristiche del soma, ma c'è invece una corrispondenza, come dire, molteplice, eh? E lo stesso accade quando si va a modificare qualche caratteristica dell'essere umano, o per via genetica o per via protetica. E qui naturalmente si apre un altro capitolo importante. Nella marcia verso l'uomo artificiale, che è una marcia che ha radici, come abbiamo visto, molto antiche, che ridesta delle consonanze, delle risonanze di tipo mitologico, beh, in questa marcia ci sono due possibilità: o si parte da un essere umano e lo si integra, no? Lo si inzeppa di protesi, di dispositivi, rendendolo sempre più cibo organico, oppure si parte da una base completamente artificiale e ne si attribuiscono una complessità crescente di dispositivi, delle caratteristiche sempre più simili a quelle dell'uomo. Quindi o c'è il cyborg, poi dicono cyborg all'inglese, oppure c'è alcuni robot, oppure c'è il robot, alcuni dicono robot, anche fino, e le due cose però tendono a convergere. Questa è una cosa interessante, cioè si assiste sempre più a una strana convergenza tra naturale e artificiale, cioè i due regni, naturale e artificiale, sono ben distinti, c'erano delle separazioni piuttosto nette che levate una persona a caso per strada e diciate questo è naturale o artificiale, la risposta è univoca, o è naturale o artificiale. Beh, oggi è sempre più difficile dare una distinzione di questo, da segnare all'uno o all'altro dei due domini gli oggetti o gli enti o le creature che li chiamano, perché appunto la tecnologia si insinua capillarmente. Questa confusione tra naturale e artificiale rende non soltanto difficile l'attribuzione teorica, che non sarebbe molto grave, ma dal punto di vista pratico provocherà conseguenze importanti, perché la legislazione dovrà essere adeguata in modo da tener conto del fatto che certi oggetti che un tempo erano puramente artificiali cominciano a naturalizzarsi, e questo per esempio apre il problema del trattamento dei robot. Quando un robot dovesse diventare così sensibile, intelligente, dovesse essere dotato di emozioni come alcuni vogliono, dovesse avere una coscienza come altri ancora vogliono,
Potremmo trattarlo, avviso di un calorifero, di una lavatrice o un condizionatore. Il problema si pone, per esempio si pone così come si è posto il problema del trattamento degli animali. Un tempo l'animale era considerato alla stregua di uno schiavo, molte persone erano considerate come schiavi, però questo aumento di sensibilità nei confronti degli esseri nati con pelle di colore diversa, nati in un luogo sfortunato, oppure nati animali, questa sensibilità crescente che oggi ci fa parlare di diritti umani, ma ci fa parlare anche di diritti degli animali, ci fa parlare di diritti ambientali, cioè dei diritti dell'ambiente, un domani potrebbe farci parlare anche dei diritti dei robot. Diamo delle risposte, figuriamoci che... No, questo rapporto tra naturale e artificiale credo che sia uno degli argomenti che noi poi andremo a discutere, ad analizzare più dettagliatamente quando parleremo proprio della comunicazione, della comunicazione naturale, quella legata all'uomo, e la comunicazione artificiale, quella legata alla macchina. E in particolare questo, diciamo che per noi è il preambolo a capire quelli che io chiamo gli spazi irriducibili, cioè quei elementi che non sono implementabili nelle macchine e che io chiamo molto genericamente a tre grandi temi: l'empatia, l'intenzionalità e l'intersoggettività oggettiva. Questi tre grandi temi, che naturalmente portano dentro tanti particolari della nostra vita, sono quelli che io credo non possono essere assolutamente implementati in una macchina. In particolare, ponevo la questione, una delle tante questioni al professor Longo, che riguarda proprio l'aspetto dell'intenzionalità. Questo vecchio dibattito che c'è stato sull'intenzionalità, che vedeva Shank da una parte e Sello dall'altra, rimane ancora oggi, a mio parere, almeno per comprendere il rapporto tra comunicazione naturale e comunicazione artificiale, cos'è l'intenzionalità, perché uno degli elementi che connota la comunicazione naturale è l'intenzionalità, ma Shank, se ricordo bene, non era poi di questo avviso, non sosteneva che l'intenzionalità è anche delle macchine. Di quale intenzionalità parliamo? Sì, il problema dell'intenzionalità, come il problema dell'empatia e come il problema dell'intersoggettività, sono i problemi fondamentali della comunicazione. Qui ci sono appunto due atteggiamenti di fondo. Il primo è quello di dire che ci sia o non ci sia l'intenzionalità non mi interessa, adotto un punto di vista comportamentista, cioè vedo i risultati. Se una macchina comunica, no, come nel test di Turing, se una macchina comunica con l'uomo in modo tale che l'uomo non si renda conto che quella è una macchina, allora la macchina ha intenzionalità come ce l'ha l'uomo. Cioè dire, l'intenzionalità diventa un prodotto o un sottoprodotto dell'atteggiamento empiricamente accertato della macchina. Ricordate che negli anni 60, mi pare nel 63, Joseph Bayton ha costruito un algoritmo, un software, che si chiamava ELISA o ELISA, prendeva il nome dalla commedia di George Bernard Shaw, e questo software imitava il comportamento di uno psicologo. Questo tipo di psicologo è un tipo di psicologo molto facile da imitare, no? Perché si limita a porre delle domande un po' idiote, tutto sommato. No? Uno entra dentro, dice buongiorno e lui dice buongiorno. E poi aggiunge come va oggi. E allora non c'è molto di meglio per far parlare una persona e dire come va oggi, perché questo scarica un sacco di cose. Quando si ferma, allora percependo il silenzio dell'altro, la macchina, un psicologo rogeriano, dice: lei ha nominato suo padre, quali sono i rapporti con suo padre? Allora, qui altra scarica di... è molto facile tutto sommato. Perché è facile? Perché il paziente o la persona comunque sta in qualche modo proiettando sull'altro caratteristiche che l'altro può avere e può anche non avere. Cioè, se l'altro è una persona, io faccio credito a questa persona di avere sentimenti, emozioni, una consapevolezza, di avere anche lui un padre, magari è stato un bambino o una bambina anche questa persona, come molti di noi. Quindi voglio dire, attribuisco
faccio credito a queste persone di tante cose. Se questa, questo oggetto che ho davanti che interloquisce con me non è una persona, e io però non me ne accorgo, faccio lo stesso credito a questo oggetto di tante cose, cioè faccio un'operazione fondamentalmente proiettiva. Ecco, questo sta alla base di molte comunicazioni umane, cioè noi diamo all'altro, attribuiamo all'altro le stesse capacità che sentiamo dentro di noi, anche se l'altro magari non è un altro, può essere una persona insensibile, può essere assolutamente indifferente a quello che mi stiamo dicendo, può in quel momento essere distratto da altri interessi e così via, però noi siamo portati, perché? Perché siamo sempre incentrati su noi stessi, quindi per avere ascolto dobbiamo attribuire all'altro la capacità di ascoltarci. Di recente sono stati scoperti nel cervello quelli che si chiamano i neuroni specchio. I neuroni specchio sono delle configurazioni neuronali che nel momento in cui stiamo per fare qualche cosa o nel momento in cui vediamo che un altro sta per fare qualche cosa si eccitano come se noi la stessimo proprio già facendo, cioè vedo un altro che sta per sorridere, allora i miei neuroni specchio si mettono nella disposizione di farmi sorridere a mia volta. Questo comportamento imitativo a specchio è importantissimo per la comunicazione umana, perché apre il canale dell'empatia, apre quella sorta di passaggio universale che rende possibile la comunicazione di qualunque cosa. Del resto gli insegnanti questo lo sanno molto bene, o forse non lo sanno tanto, non lo so di discutere. Certi insegnanti credono che basti in qualche modo insegnare i contenuti della loro materia, per esempio l'algebra, no? Si va a scuola, si fanno dei numeri, sono dei temi che riguardano l'insegnante che fa l'algebra, allora va a scrivere. Ma se non si apre il canale dell'empatia, cioè il canale dell'identificazione a specchio tra insegnante e allievo, l'algebra non passa, ma non passa neanche la poesia di Leopardi, non passa neanche la musica di Mozart, non passa niente. Ecco allora che questo canale dell'empatia, che è un canale universale, è un canale che in qualche modo deve essere attivato prima che si possa comunicare qualunque cosa, compresi i sentimenti, compresi le emozioni. Allora se di fronte ho una macchina e mi rendo conto che è una macchina, questo canale dell'empatia è difficile che si apra. Ecco allora perché ci sono questi luoghi di non comunicazione, questi spazi, come dire, vuoti nell'ambito della tecnologia. Ma l'astuzia dei tecnologi, l'astuzia dei tecnologi è tale per cui costruiscono delle macchine che simulano talmente bene il comportamento o certi comportamenti umani da farci aprire il canale dell'empatia. È tipico, per esempio, sapete che in Giappone l'arte della robotica è molto avanzata. I giapponesi sono, oggi come oggi, i più grandi costruttori, i più grandi utenti di robot. E hanno costruito anche dei robot antropomorfi, per esempio, nell'ambito della cura per gli anziani ci sono i badanti o anche le badanti che sono dei robot straordinariamente stupendi, sono dei robot di cui si innamora, e questi vecchietti si innamorano del robot badante provocando tutta una serie di problemi di carattere effettivo ma anche assicurativo, ma anche sia per le mogli, insomma i figli che vedono la minaccia che il vecchietto faccia testamento in favore contro il robot, sono problemi reali proprio perché la capacità proiettiva umana è una capacità enorme. L'esempio più elementare, ma ormai certificato, è quello del cane Aimo. Come sanno quelli che hanno seguito il mio seminario, io ho un bassotto a pelo lungo che si chiama Alcibiade, ed è un bassotto straordinario, un bassotto reale, non lo so. La Sony anni fa ha costruito un robot cane, o un cane robot, si chiama Aimo. La produzione è cessata pochi mesi, credo gennaio di quest'anno, per motivi economici. Non è successo. Perché il successo c'era. Perché c'era il successo? Perché tutti coloro che acquistavano un cane Aimo si dichiaravano contentissimi, perché da una parte aveva un comportamento che imitava da vicino il comportamento di un cane, senza avere gli interessi del cane. Il cane mangia, beve, e quindi fa la popò, fa la pipì, deve fare la passeggiata.
cose. Una, mi chiede attenzione quando non si ha voglia di dargli attenzione, mangia il giornale, mi porta la ciabatta e poi se la riporta via, quindi rimango a piedi nudi. Insomma, ha tutta una serie di comportamenti che il cane Aibo educatamente non ha. Ecco, i bambini intervistati, c'è stata una ricerca alla Purdue University negli Stati Uniti in cui sono stati intervistati, per così dire, 72 bambini che avevano un cane Aibo. Il 95% di questi bambini hanno detto che erano contentissimi di avere un Aibo. Non so, la ricerca non lo dice, se avessero mai conseguito un cane reale. Ora, sapete anche che la presenza di animali domestici, dalle pulci ai cavalli, ha un effetto terapeutico sui bambini, no? Cioè, allevare un animale domestico allevia molte delle difficoltà psicologiche dei bambini, per esempio c'è una forma di autismo, c'è una forma di timidezza, anche di irrequietezza, via, vengono placate dalla cura che si deve prestare a un animale. Allora questi psicologi hanno detto, beh, non occorre allora un cane vero, un gatto vero o una pulce vera, no? Diamo invece i sostituti robotici di questi animali, senza pretendere che questi robot poi sostituiscano di tutto e per tutto gli animali veri, ma con effetti che possono essere anche rilevanti. E quindi un'altra volta convergenza tra naturale e artificiale anche sotto il profilo comunque. Aggiungevo una cosa proprio a queste cose, cioè c'è un campo di indagine particolarmente interessante per chi si occupa di comunicazione e tecnologie, che è l'affective computing, cioè il fatto che comunque esistono delle proiezioni affettive nei confronti delle tecnologie, forse non la lavatrice o non ancora, però quindi esistono già progetti di lavatrici intelligenti a cui potete dare un timbro di voce, insomma, magari di un'attrice famosa, un attore famoso, cose di questo genere. E forse lì la proiezione non funziona più di tanto. Però rispetto all'esperienza di Eliza di cui parlava il professor Longo, una delle cose interessanti che vanno oltre l'esperimento è che a un certo punto poi alle persone che credevano di lavorare con uno psicologo reggeriano, la cosa era abbastanza semplice, cioè invece di comunicare di persona si scrive su una tastiera e si dice guarda di là c'è uno psicologo che ti risponde. Quindi se hai un bot che in qualche maniera utilizza le tue parole per formularti delle domande, ti pensi di parlare con una persona. Però insomma, in qualche maniera alcune di queste persone si sono sentite terapeutizzate. Cioè quindi anche quando è stato svelato che comunque di là c'era un bot e che era, quindi non c'era uno psicologo in terapia corsa, hanno detto vabbè datemi il programma, cioè se mi fa bene, dire, il problema non è tanto di avere un altro rapporto interumano, ma di avere in qualche maniera qualche cosa a cui io possa attribuire delle competenze che risolva adesso, forse comportamentisticamente, no? Nei fatti le cose. Ora penso, per quanto riguarda i cani robotici, cioè ci sono delle forme anche più basse rispetto a questa cosa per cui ci possiamo stupire dicendo ma come un animale finto, penso ai videogiochi, non so, qualcuno di voi avrà, la Nintendo ha delle console portatili, una che è la Nintendo DS, uno dei giochi più venduti anche in Italia ha degli animali, cani e gatti, con cui potete interagire, l'animale te lo scegli la razza, dopodiché lo devi addestrare. E per addestrarlo hai un riconoscimento vocale, cioè il cane o il gatto, diciamo che quella col cane più divertente, impara a riconoscere la voce del padrone, perché c'è un piccolo microfono che serve per comunicare con la tecnologia. Quindi addestrandolo, vedi che se tu lo chiami nello schermo lui viene da te. Lo devi far giocare con una scarpa finta, come c'è una penna che serve per interagire con lo schermo, e quindi tu prendi l'oggetto, lo muovi e il cane ti segue. Cose di questo genere. Quindi qui siamo a livello molto basso, siamo all'interno del gioco, però si sviluppano meccanismi effettivi. Cioè il problema è cosa faccio a un certo punto? Resetto il cane e me ne faccio un altro uccidendolo? Che banalmente è il problema che si è sviluppato in maniera molto blanda e in modo sensazionalistico con i giornali quotidiani, quando arrivò anche in Italia il Tamagotchi, che forse qualcuno di voi non si ricorderà neanche, una specie di portachiave, sì, lo ricordate, avete livelli di perversione, non guardate Sanremo però per il resto, il Tamagotchi che ha un livello di definizione dell'immagine sicuramente molto basso, no? Che ha praticamente si sviluppa questa entità a cui attribuisci qualche tipo di competenza vitale e che devi mantenere vivo, come dandogli da mangiare, si lamenta, sporca, quindi devi pulire, se no muore, no? Ora, delle prime ricerche però fatte in maniera non strutturata in questo caso, soprattutto sui casi che i giornali quotidiani raccontavano, perché
come dire, elemento interessante. Una di quelle che mi ricordo era di questa ragazza che stava con il ragazzo e addestrava il Tamagotchi. A questo punto dice: guarda, devo andare in bagno un attimo, mi raccomando, guardalo, tienilo vivo. Lei va in bagno, c'è un po' di fila, torna e il suo ragazzo gli ha ucciso il Tamagotchi. Questo ha cominciato a sporcare, non è riuscito a pulire, diciamo, degli escrementi, e il Tamagotchi muore, perché funzionava così, quindi molto banale. Però, come dire, la reazione della ragazza è stata isterica, cioè si è messa a piangere veramente. Cioè, è ovvio che, come dire, non pensate all'anomalia, cioè il meccanismo non è probabilmente l'affettività nei confronti, no, di questo esserino. Poi in Italia, quando moriva, volava via, no? Verso un paradiso. In Giappone, dove è nato, c'era una tomba con una tombale sopra. Perché poi viene, no, in Italia si diceva: no, ma un bambino diventa un angioletto sulla vista. Invece, spero muore in Giappone. Ma per la vista, muore, le sue scrivissime nel suo libro. Cioè, non è che siamo, vi rischiamo. Però, avete mai dato il nome a un vostro computer? Oppure, quando non funziona, vi incavolate, lo insultate, lo prendete a punire. Cioè, che livello di competenza comunicativa attribuite a questa cosa? Oppure più banalmente, come diceva il professor Longo, navigate mai in rete? No, banalmente si diceva con la sua abilità di lavorare dal basso. No, siete mai stati in rete? Magari siete entrati in qualche chat, avete trovato qualcuno che ti saluti e dice: ciao, da dove vieni, eccetera? Siete sicuri che sia una persona? Sapete che per animare le chat, ad esempio, in particolare appunto quelle che, come dire, sono chat di massa, ci possono essere esseri umani o dei bot che riconoscono un nuovo ingresso e dicono la cosa più banale: ciao, da dove vieni, come ti chiami, con un programma che riconosce in maniera molto semplice, come dire, quello che voi dite, perché sono elementi testuali, la grammatica testuale, insomma, è sufficientemente semplice, cioè il professor Longo, tu fai una grande disquisizione, cioè a un punto dici la parola padre e la macchina riconosce padre e dice: ah, parlami di tuo padre. Oppure ti dice semplicemente: ma cosa volevi dire quando dici questo? Spiegami un po' meglio. Funziona così poi anche nei rapporti di coppia molto spesso, no? Fatti attribuire competenze che abbiamo dato. Quindi, no, non so, cioè il problema dell'intenzionalità credo che sia fondamentale, però tutte queste nuove, come dire, questi nuovi elementi con cui si lavora, sotto traccia, dal basso, non problematici, no? Una cosa è la badante robotica, che diventa anche in qualche maniera molto forte, anche scandalisticamente, se ne può parlare nei giornali politicamente. Una cosa è dei videogiochi, come dire, che sotto traccia girano, no? E che ti fanno sviluppare meccanismi affettivi nei confronti di tecnologie che cominciano a utilizzare sempre di più nel quotidiano in maniera problematica. Una cosa è avere un replicante, ti chiederà se è vero o è finto, una cosa è usare tecnologia con cui sviluppi meccanismi affettivi, tipo il vostro cellulare. Poi avete un posticino dove lo mettete, sapete che vendono una serie di le poltroncine per cellulari, lettini in cui metterli, oppure delle robe in cui infilarlo per portarvelo dietro, cioè in qualche maniera lo colate, lo curate, gli caffate le cover, lo vestite, quindi seguite una moda del cellulare. Insomma, è una forma di perversione che non è molto diversa da quella che era cambiata da noi. Cioè, adesso parlando di una grande della chirurgia estetica, come si praticano le tasche di solito sulla mantella per gli uomini e sul ventre per le donne, ove infilare il cellulare in stato di riposo. E si pensa anche di inserire in questo piccolo marsupio un contatto per cui il suono non è più vicino, ma produco la vibrazione gradevole. Insomma, ci sono sviluppi importanti. A proposito di Eliza o Elisa, la cosa più curiosa, anzi, ci sono due cose curiose. Intanto un collega di Weizenbaum, visto il successo che aveva questo programma, un amico, pensò di costruire anche lui un programma che imitasse un paranoico, e lo chiamò Parry, naturalmente. Questo programma paranoico si è dimostrato veramente paranoico, cioè si facevano le domande e questo rispondeva un po' da paranoico, da schizzato, insomma, no? E tutti erano molto contenti, ci guardò un po' questo individuo come divertente. E poi pensarono i due, no, sicuramente, di far interagire Elisa con Parry, cioè Parry che andava a curarsi dalla paranoia da Eliza. Potete immaginare la cosa divertente che sarebbe uscita. E l'altra cosa invece più interessante è che Weizenbaum, quando si accorse che i pazienti traevano sollievo dalla terapia con questo programma,
e che si affezionavano e che quindi volevano continuare le sedute, si allarmò moltissimo e disse: com'è possibile che io abbia costruito una cosa così banale che abbia conseguenze così importanti? E la ritirò assolutamente subito dal mercato. E da quel momento diventò uno degli oppositori più tenaci dell'intelligenza artificiale, perché ne vide i pericoli, naturalmente fu un caso abbastanza clamoroso ma isolato, e quindi poi si proseguì nella ricerca in questa direzione. Sentiamo se c'è una domanda, perché abbiamo ancora 5 minuti, e se c'è una qualche domanda da loro. Ma più che altro volevo chiedere un commento rispetto a quello che è stato dal punto di vista del rapporto tra tecnologie e società dell'evento dello scorso anno, cioè la scoperta dei social software, ovvero del fatto che attraverso internet le persone possano produrre contenuti e creare servizi misti uomo-macchina che sembrano funzionare meglio in alcuni casi delle forme di intelligenza prettamente macchinica. Secondo lei dove può portare questo? Infatti è costruito uno scenario in cui qui si va sempre a scenari, non ci sono previsioni certe sul futuro, come diceva il Bohr, è sempre difficile fare previsioni specialmente sul futuro. E in questo caso possiamo rilevare delle tendenze, possiamo fare appunto delle previsioni a scenario, cioè previsioni non specifiche, non precise, un po' come fanno i settori di fantascienza, come fanno i sociologi, come fanno tanti che si occupano di estrapolare le tendenze che si manifestano. Bisogna però dire che il sistema del quale si occupano queste persone è un sistema molto complesso. E come tutti i sistemi complessi è molto sensibile a delle variazioni anche minime. Conoscete la condizione effetto farfalla? Chi la conosce alzi la mano. Pensavo che la conoscesse. Avete visto Jurassic Park almeno? L'effetto farfalla è quel fenomeno, quella metafora che si usa per indicare la sensibilità alle variazioni dei sistemi complessi. Una rivoluzione creata negli anni 60 da Edward Lorenz, il meteorologo, l'altro era Conrad Lorenz, il quale Edward Lorenz disse: basta il battito d'ali di una farfalla nel Mar dei Caraibi per provocare dopo qualche tempo un tifone sul Mar della Sonda, che è l'altro capo del mondo. Questo per indicare come a volte le non linearità che sono presenti nei sistemi complessi fanno sì che per scatenare una causa gigantesca non occorre, scatenare un effetto gigantesco non occorre una causa gigantesca, basti anche una piccola causa che viene poi amplificata dai meccanismi non lineari, cioè meccanismi che moltiplicano. Ora, nel caso appunto di questi sistemi qui, che sono dei sistemi uomo-macchina, sistemi di tipo simbiotico, se volete, possiamo costruire gli scenari, tenendo presente però questa sensibilità di piccole variazioni. Cioè un domani può venire qualcuno che propone un'innovazione che può apparire nulla dal punto di vista delle conseguenze, invece poi dopo 2 o 3 anni dimostra degli effetti devastanti che distruggono, che stravolgono completamente lo scenario che avevamo creato. Quindi gli scenari hanno un'utilità massima, no? Ma bisogna navigare a vista. Allora qui dicevo, è facile costruire uno scenario in cui la simbiosi uomo-macchina si spinge non soltanto, a livello corporeo, come dicevamo prima, con le protesi, con le nanotecnologie, con l'invasione tecnologica, ma si spinge anche a livello concettuale, a livello culturale. La cultura ormai non la fanno più soltanto gli esseri umani o i gruppi umani o le società e così via, la fanno gli esseri umani, i gruppi, le società e le loro macchine. Quando dico macchine intendo dire tutti i dispositivi, soprattutto quelli di carattere mentale, come
computer, come le reti, come i vari software, come internet, il cellulare e così via. Allora questa integrazione uomo-macchina è arrivata a livelli per cui separare le due componenti non solo è diventato impossibile, ma anche concettualmente sbagliato. Ciascuno di noi è fortemente ibridato. Ragazzi, noi siamo dei simbionti, viviamo in simbiosi con le nostre macchine e quindi bisogna o rassegnarsi o esserne contenti a seconda dei punti di vista. Questa simbiosi modifica profondamente gli esseri umani. L'essere umano non è dato una volta per tutte, non nasce e si mantiene uguale. 100.000 anni fa nasce l'uomo e poi è sempre quello, no? Gli esseri umani subiscono delle modifiche profonde che non sono più causate soltanto dalla mutazione e selezione biologica, ma soprattutto dalla mutazione e selezione culturale, che ha dei meccanismi anche abbastanza diversi da quella biologica. Grazie, concludiamo qua. Stai cercando di filmarmi? Sarà duro.